Già in qualche video passato è capitato di parlare delle cosiddette house rule, ovvero regole casalinghe, caserecce, fatte in casa, che altro non sono che quegli aggiustamenti dei regolamenti che arriviamo a fare per rendere un gioco migliore rispetto a quello che effettivamente sia. Magari possediamo un gioco che ha un'idea molto interessante, se non originale, bizzarra, simpatica, ma con una o due regole che peccano magari nella distribuzione della fortuna, piuttosto che nelle meccaniche vere e proprie di gioco, rendendolo magari troppo semplice o troppo difficile. E sta quindi a noi o ai nostri amici passarci questi consigli, con la rete ora tutto è molto più semplice, e quindi migliorare notevolmente l'esperienza finale di gioco. Ma la morale finale di questo video vuole essere questa, e cioè cercare di farvi riflettere su fino a che punto possiamo spingerci nel modificare le regole, fino a quale livello possiamo andare a scavare nei visceri di una scatola, modificarne pezzi e poi renderlo qualcosa d'altro, e soprattutto, molto più definitivamente, fino a che punto un gioco può essere cambiato? C'è un livello, un margine, un confine che una volta attraversato rende il gioco completamente diverso da ciò che era? Perciò, seguendo la strada della Mary Shelley e il suo Frankenstein, quanto un gioco può essere modificato e quando succede che un gioco arriva a diventare qualcosa di completamente diverso? Beh, questo è quello che io chiamo la strategia dell'acheo. Ci troviamo nell'estate del 2008 a casa di amici, un caro amico ci consiglia di provare un gioco di carte da lui testé acquistato, ispirato dalla sua epicità. E in questo caso epicità in senso ultra stretto, dato che parliamo di Iliad, gioco di carte francese se non vado errato, che ci pone all'interno del poema omerico e quindi all'assedio della città di Troia, andando a schierare diversi eroi, sia greci piuttosto che troiani, Ettore, Ulisse, Achille, Aiace, Telamonio e chi che sia. L'idea di per sé non sembra malvagia, anzi ci sono illustrazioni molto belle anche di macchinare come le catapulte oppure le balestre, c'erano vari tipi di armi d'assedio, di metodi di attacco e cose simili. Una volta però viste le regole da vicino e provato il gioco seguendone, qualcosa stride. Io non riesco adesso tanto ad averne un ricordo preciso perché è da allora che non ci faccio una partita, ma l'impressione che rimane in mente è di un gioco abbastanza generico, basato più sul calcolo dei punti piuttosto che su attacchi e difese vere e proprie. Insomma, potevano ambientarlo nella prima guerra mondiale, potevano ambientarlo nella guerra dei pinguini contro i finnici e sarebbe stata esattamente la stessa esperienza di gioco, solo che qua hanno messo l'Iliade, quindi prendi i punti con le anfore con sopra gli dèi, ma poi tutto si conclude lì. Solitamente quando capita una cosa del genere il gioco viene quindi poi riposto in uno scaffale e viene lasciato macerare come il migliore aceto tra le muffe e le polveri, ma in questo caso si era in zone montane quindi abbastanza isolate, perciò con un po' più di tempo a disposizione si è pensato invece a trovare un modo per migliorare il gioco, renderlo più divertente, ma neanche più divertente, per renderlo veramente un po' più simile a uno scontro tra fazioni, come poi dovrebbe essere la stramaledetta guerra di Troia. Ed è allora che il nostro soccorso arriva, beh, non ci crederete mai, ma proprio l'uomo, l'essere, la scatola che ora poggia sulle mie ginocchia, ovvero i coloni di Catan. Eh sì, ora vedo le vostre facce corrotte dalla psicopatia, ma vi posso assicurare che i coloni di Catan si sono resi pregevolmente utili per migliorare l'esperienza di gioco, o meglio, per trasformare radicalmente l'esperienza di gioco. Infatti, proprio grazie agli esagoni catanosi si è creato un vero e proprio campo di battaglia, con da una parte i greci che arrivavano dal mare cercando di conquistare la città e dall'altra parte i troiani che cercavano di proteggere e difendere la loro città, dando magari dei bonus difensivi a loro e dando invece pochi bonus
agli Achei, che si ricorda avevano un numero di eroi spasmodicamente più grande rispetto che gli altri. Così, con un po' di regole inventate sul momento, i movimenti delle carte corrispondevano probabilmente ai numeri segnati, e quindi non si trattava solo più di fare meri calcoli matematici, ma anche decidere quanto si poteva spostare all'unità, piuttosto che quanto potesse essere potente, quanto magari tirare dei dadi per fare degli scontri, magari mettere delle unità subito visibili, metterne delle altre che si muovevano di un passo per volta, anche se magari valevano due o tre e quindi avevano quella velocità, anche con queste cose brutalmente inventate. Ma quindi io potevo non farle vedere, quindi magari muovevo una cosa sempre di uno, di uno, di uno, l'altro diceva eccolo che arriva con la catapulta, mi mandava 30 soldati contro e dicevo voilà, e invece sono agli Acetelamonium e voi vi spado gli ani. E così la cosa paradossalmente ha funzionato, magari in maniera grezza e brutale, ci sarebbe stato da scrivere per bene una cosa così. Però sì, possiamo dire che l'Ausruhl ha funzionato, o meglio, più che Ausruhl, la completa trasfigurazione del gioco, che era diventato qualcosa di assolutamente diverso rispetto a che prima. Vi rimbalzo dunque ora una domanda, e cioè, siete stati anche voi vittime della strategia dell'Acheo? Vi è capitato di utilizzare i pezzi di un gioco da tavolo per integrarli in un altro gioco da tavolo in modo da crearne un terzo completamente diverso? Se lo è, ditemelo, commentatemelo, facebookmiatelo, non so come si dica, e ci vediamo forse questa volta al Monster in a Box, un gioco che più che un gioco è un giocone.